Nuovo e scintillante video. Oggi siamo qua per parlare di un'auto particolarissima, ovvero la Saab 96. Questa macchina è passata alla storia per un e un solo motivo, ovvero il motore. Però prima di sapere che motore ha e che particolarità ha questo motore, iscriviti al canale e lascia un like e attiva la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Aspetto, aspetto. Ti sei iscritto? Hai attivato la campanellina? Allora, se l'hai attivata, possiamo iniziare. Il design di questa macchina, allora, mettiamo conto che è stata costruita negli anni 60, quindi negli anni 60 come erano le macchine? Così, prendete quelle macchine lì, tipo una Ferrari anni 60, tagliatela in due, rendetela piccola, bella piccola, rendetela una 500, per una 500 un po' smussata, fatti tutte le linee pulite, proprio da dolce vita, bella coupé, e avete fatto la Saab 96. Perché sì, è, diciamo, non c'è, è un design senza infamia né senza lode, cioè è bellissima, però è una classica auto anni 60. E il motore? Passiamo ora alle cose serie, non perdiamoci in chiacchiere con il design. Il motore? Che motore ha questa macchina? Un bellissimo 3 cilindri 800 cc a due tempi. Signori! A due tempi, avete capito la particolarità di questa macchina? Aveva il motore aveva i motori delle moto, ma su una macchina, cioè, incredibile! Con miscela ovviamente il 3%, perché sì, miscela basic, non grassa, perché sennò il motore si spacca. Aveva 38 cavalli, quindi non aveva tutta sta grandissima potenza, però riusciva ad arrivare a 130 km orari e aveva un'accelerazione da 0 a 100 in 18 secondi, quindi considerando che non aveva un cambio manuale a 4 marce, poteva fare di peggio, ma no, poteva anche fare di meglio, quindi un po' lì nel mezzo. Gli interni sono praticamente simili a quelli della 500, perché aveva tre strumenti dietro le razze del volante circolari, dove c'era il contagiri, il tachimetro e l'orologio, e poi in centro tutti i regolatori, tutte le spie della benzina e la temperatura. Poi la leva del cambio in centro al tunnel, il volante era un classico volante anni 60 in legno a tre razze, quindi niente di particolare, però aveva la leva del freno a mano, quindi dato che era trazione posteriore, anche se aveva 38 cavalli, qualche traversino si poteva anche fare. Poi non aveva climatizzazione, aveva soltanto la ventilazione, però se eri disposto a pagare fior fior di quattrini, potevi avere come, ovviamente come optional, una radio. Che ovviamente tutti quanti compravano dal cinese per risparmiare, perché non avevano voglia di spendere tutti quei soldi. L'avrei fatto anch'io. Tranquilli, l'avrei fatto anch'io. Allora, questa macchina ha avuto tante versioni. Iniziamo dalla prima. 1900, allora, la macchina è del 59. Iniziamo dalla prima evoluzione, che l'abbiamo nel 1961, che abbiamo una versione sportiva, ovvero la Gran Turismo, si chiamava proprio Gran Turismo, che aveva un motore 850 cc e aveva al posto di 38 60 cavalli, quindi un aumento di potenza, ma neanche tutta sta gran cosa. Nel 62 vennero introdotte su tutti i modelli le cinture di sicurezza, ma avevano fatto un upgrade a livello di sicurezza e quindi questo lo apprezziamo, grande Saab che ci tieni alla salute dei tuoi automobilisti. Nel 64 viene introdotta una nuova strumentazione, ovvero praticamente simile a quella della 500L, quindi in plastica, con tutte quante gli indicatori all'interno di questo quadrato, di questo parallelepipedo bello grosso. Nel 65 finalmente abbiamo un upgrade serio,
perché venne aumentata la potenza da 38 cavalli della versione base a 40 cavalli e nella versione Gran Turismo da 60 a 65 cavalli. Poi nel 67 abbiamo uno stravolgimento, quindi se questa macchina nel 60 veniva comprata perché aveva un motore due tempi, qua hanno deciso, ma sì, cambiamo proprio la filosofia, quindi hanno inserito un V4 da 65 cavalli, quindi ovviamente per la versione Gran Turismo, quindi la versione sportiva. E questo è quanto, poi nel 70 è uscita di produzione. E il prezzo? Il prezzo di questa macchina, diciamo che mi aspettavo di peggio, quindi non carissimo ma neanche così tanto economico. Partiamo da 10.000 euro per una versione veramente scassata da restauro, invece arriviamo a 30.000 euro per una versione da collezione. Diciamo più o meno gli affari stanno in mezzo, quindi con qualche lavoretto da fare, però manco da restauro completo, quindi diciamo, secondo me, le cifre giuste per questa macchina sono 15-18.000 euro, ecco qua. Quindi che dire, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram, in cui lascio qua sotto in descrizione, e quindi che dire, ciao ciao!